Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Questa settimana usciranno tre video perché settimana scorsa ne ho pubblicato solo uno, quindi devo recuperare. Non ho avuto lo sbatti, sinceramente, di pubblicare due video settimana scorsa. Tra università, una cosa e un'altra, non ho avuto voglia, devo essere proprio sincera. Però siamo tornati alla grande questa settimana con tre video. Partiamo oggi con le recensioni negative sui miei libri preferiti. Ridiamoci su, ne ho scelti solo tre: Harry Potter, Hunger Games ed Eragon. Commentiamo negativamente questi tre libri, ma sempre in modo simpatico. Sono i miei libri preferiti, li adoro, però ovviamente ci sono alcune cose negative, insomma, che un po' peccano, nessun libro è perfetto. Partiamo con Harry Potter. Ovviamente, ripeto, è simpatico questo video, ci cioè deve essere una cosa proprio sciallissima, quindi vi invito a divertirvi insieme a me, vediamo cosa ne esce fuori. Vediamo appunto Harry Potter. Primo punto, ero un ragazzino un po' invadente. Nonostante vogliano proprio darcelo come povero incompreso, capiano tutti a lui. Sinceramente è la verità, cioè povero Harry, già da quando è nato praticamente c'è sempre lui in mezzo. Queste manie, di protagonismo, soprattutto dal quarto in poi, cioè io sono il prescelto di qua, prescelto di là, però ovviamente è poverino, cioè voglio dire, dall'altra parte non se l'è mica cercata, eh. Però effettivamente c'è sempre lui, cioè ogni cosa che succede c'è Harry, cioè succede a lui, poi ovviamente Hermione e Ron, gli vanno dietro, però è vero che comunque c'è sempre lui, capiranno tutto a lui, nonostante la sfiga ovviamente. Punto B, secondo punto. Sembrerebbe che fra tutte le mamme uccise da Voldemort, solo quella di Harry amasse davvero suo figlio. Ma in realtà qua sono un po' in disaccordo, perché non credo che tutte le mamme al di fuori di Lily non amassero i propri figli. Mi viene in mente, per esempio, questa però esce un po' dal coro, insomma, tra le mamme uccise, è proprio la mamma di Neville. Nonostante lei non sia morta in realtà, non è stata uccisa da Voldemort, ma come il termine adatto? Vabbè, torturata da Bellatrix insieme al marito. Lei amava Neville assolutamente. Così come tutte le altre mamme uccise da Voldemort, cioè non credo che una mamma al di fuori di Lily non amasse il figlio, cioè penso che tutte le mamme amassero il proprio figlio. Ok, sorvoliamo e se no esce un video a 14 miliardi di ore solo su questo punto. C, terzo punto. Sulla lettera non c'è scritto che è possibile avere un ratto. Nessuno ha mai pensato all'aspetto sanitario della questione? Dopotutto, Hogwarts ospita cose ben peggiori dei ratti. Beh, in realtà sì, se pensiamo al ratto di Ron, cioè, che schifo. I ratti io mi farò proprio ribrezzo. Però è vero, cioè alla fine, cioè alla sanità chi ci pensa? Ma in generale, chi è che ci pensa? Chi è che, a parte Gaza, che vabbè, che se pulisce Gaza, figurati. Poi sì, dopo tutto, Hogwarts ospita cose ben peggiori dei ratti, ricordiamo il basilisco per esempio. Sì, posso essere d'accordo, ci sto, non so dare una risposta a questa domanda, cioè chi ci pensa? Fatemelo sapere, chi ci pensa alla sanità di Hogwarts? Escluso Gaza, perché figuriamoci se pulisce. Numero 4. Silente regala a Harry un oggetto magico leggendario. Non sarà eccessivo? Beh, no, secondo me. Perché Harry comunque questo doveva fare, cioè questo era già dall'inizio il compito di Harry, cioè quello di sconfiggere Voldemort, solo lui l'avrebbe fatto e solo lui avrebbe potuto farlo, anzi. Così si capisce meglio la mia intenzione nel rispondere a questa domanda. L'unica cosa è che povero Harry non è stato informato da subito, e questo lo posso anche comprendere perché un bambino di 11 anni che viene a scoprire certe cose, deve affrontare anche un discorso del genere, non mi sembra proprio l'idea migliore, però sicuramente una volta cresciuto, Silente secondo me avrebbe dovuto informarlo, certo con tutta la calma e possibile, non come nel film del Calice di Fuoco, appunto informare Harry di quello che avrebbe dovuto fare e aiutarlo in modo meno emblematico, perché poi a una certa Silente è ovvio che
dice ad Harry cosa deve fare e perché è proprio lui che deve sconfiggere Voldemort. Però comunque ricordiamo che nei giorni della morte Harry non è proprio informatissimo su come e dove cercare gli Horcrux e come distruggerli, no? Cioè deve proprio fare tutto da solo, deve capire tutto da solo dall'inizio. Certo, qualcosa di lento, ripeto, lo avevo informato appunto, però insomma, poverino. Non sarà eccessivo, no, all'inizio no, forse parlargliene subito sarebbe stato eccessivo. Successivamente abbiamo un altro punto sempre su Harry. I professori di Hogwarts permettono che dei bambini di 11 anni vengano mandati nella foresta proibita, infischiandosene delle voci che girano sul possibile ritorno di Voldemort. Beh, più che altro come punizione non lo so, cioè fino a che punto possa essere educativa. Cioè, una foresta proibita, però ti ci mando in punizione. Non ho capito, non avrei capito. Più che altro perché da soli? Cioè, magari va bene quelli di 17-18 anni che magari ci sta. 17, 18, no, perché ora 17 anni a Hogwarts ci si diploma. Ragazzi appunto di 16-17 anni. Ci sa che magari per punizione sono nella foresta proibita, ma dei bambini di 11 anni non sembra questo mi sembra eccessivo, sinceramente, cioè adattiamo le punizioni all'età dei bambini, almeno questo è il mio parere. Sulle voci sul ritorno di Voldemort, insomma, magari nel primo no, però magari già dalla Camera dei Segreti lì potrei dare pure ragione. Poi, per assicurarsi che nessuno riesca a trovare la pietra della risurrezione, Silente scoggia un sistema di chiusura a tre porte. No, scusate, ho sbagliato. Dovrebbe essere la pietra filosofale. Il cane che si addormenta con la musica, non c'è bisogno neanche di commentare. Effettivamente, è vero. Le difese sono inadeguate. I tre bambini protagonisti di questa storia superano tutte e tre le prove senza problemi. Su questo sono d'accordo. La pietra filosofale è nascosta di merda, cioè, anzi, difesa di merda, perché un cane che si addormenta con la musica, in realtà, quanto è pericoloso? Zero. E anche il resto, sinceramente, cioè, tre bambini di 11 anni riescono a superare tutte e tre le prove per arrivare a un oggetto potentissimo come la pietra filosofale. Quindi, Silente, avresti dovuto creare delle difese più adatte. Sono riusciti dei bambini di 11 anni ad arrivare lì, figurati qualcun altro, un po' più di cervello, magari avrebbe anche superato le tre prove anche più facilmente dei tre protagonisti. Ultimo punto per quanto riguarda Harry Potter. Harry avrà sparato sì e no un paio di incantesimi risolutivi, finora se l'è cavata grazie all'aiuto esterno, rivelandosi un protagonista alquanto passivo. Non è che poi cambierà nel corso della storia, eh? Cioè, ammettiamolo, io Harry lo amo con tutto il mio cuore, cioè anche lui come protagonista, non so come il libro. E sì, no, effettivamente, cioè, lo aiutano tantissimo, cioè lui da solo cosa fa? Hermione e Ron, soprattutto Hermione, sono i primi ad aiutarlo. Diggory, ricordiamo, anche nel Calice di Fuoco. Hagrid, cioè, anche sempre nel Calice di Fuoco mi viene in mente, nel momento in cui Hagrid fa vedere ad Harry i draghi, no? Diggory, che appunto, ripeto, lo aiuta nella seconda prova. Poi, vabbè, non solo, sai quanti aiuti ha ricevuto Harry dall'esterno? Poi, ovviamente, Harry si è fatto anche il culo per conto suo, però. In effetti, molto è stato aiuto degli altri. Bene, in realtà questo concludiamo il discorso su Harry, passiamo ad Hunger Games. Sono semplicemente tre punti su Hunger Games perché non ho trovato in realtà tantissimi punti negativi, tantissime recensioni negative su Hunger Games, per fortuna. Vediamo il primo punto. La scrittura dell'autrice ha alcune lacune. Che ci sta, ci potrebbe anche stare. Già le prime tre pagine le ho trovate piene di errori. È troppo sbrigativa e semplicistica. Beh, ci potrebbe stare, ci potrebbe anche stare, però in realtà poi cioè, secondo me poi si riprende bene, no? Solo magari l'inizio che può sembrare così, ma no, cioè, è vero che all'inizio di Hunger Games
Può sembrare tutto molto facile, molto semplice, ma secondo me poi si riprende benissimo. B, quindi secondo punto per quanto riguarda Hunger Games, svenimenti di Katniss, cioè non lo so, Katniss sviene più di Harry con i dizionatori, cioè ammettiamolo, cioè Katniss soprattutto nel terzo libro, cioè Katniss sviene ovunque e comunque, ma io non lo so, ma fatti curare Katniss. Anche se in realtà qualcun altro ha bisogno di cure in Hunger Games. Ricordiamo Snow, per esempio, che faceva molte canne. Stava un po' drogato, peggio di Flocky di Vikings. Per quanto riguarda invece il terzo punto, per quanto riguarda Hunger Games, troppe cose vengono tralasciate. Allora, io in realtà non ricordo tantissime cose che vengono lasciate indietro. Sicuramente in tre libri è difficile concludere tante cose. A questo punto è meglio che scrivi meno, quindi cioè è vero comunque che ci sono delle cose che vengono lasciate indietro, tralasciate. E dicevo, meglio scrivere meno cose e concluderle tutte, invece che scrivere tantissime cose, raggruppare in tre libri e poi non riesci a concluderle tutto. Come si fa a concludere tantissime cose in tre libri, effettivamente. E poi niente, questo per quanto riguarda Hunger Games. Io non lo so se sto commentando troppo velocemente, troppo brevemente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, invece. Per quanto riguarda invece Aragorn, che è l'ultimo libro per questo video, ho trovato una recensione proprio che lo ha smontato, ma ci sta. Io Aragorn lo amo solo a livello affettivo, perché poi per il resto metto le colpe e gli errori, gli scatafasci, diciamo, di Christopher Paolini. Il primo è sicuramente che è stato il primo, forse l'unico libro che ho mollato a causa del nulla cosmico. Questo ovviamente non è un mio commento, è il commento di un ragazzo che ho, diciamo, ho trovato online. Io li ho letti tutti e quattro i libri. Però, allora, la cosa che volevo commentare è non tanto l'aver lasciato a metà un libro, l'inizio, la fine, comunque averlo lasciato, perché ci sta che magari un libro non ti prende, io ne ho lasciati tanti indietro, poi ho ripreso e ho concluso perché non mi piace non concludere i libri. L'unica cosa è che, cioè, nulla cosmico in che senso? Cioè, io non ho capito. C'è Aragorn che scopre appunto l'uovo di drago da cui poi nascerà Saphira e inizia tutta l'avventura di Aragorn. Ricordiamo che però Christopher Paolini ha scritto questo libro a 16-17 anni, quindi ci sta tantissimo. Cioè, poi ovviamente è tutto un lavoro degli editori, poi non so chi c'è dietro, però comunque non è. Sì, ovviamente è una pecca dell'autore, però comunque avendo 15-16 anni sarebbe dovuto essere aiutato magari da chi è più esperto in questo caso. B, quindi secondo punto per quanto riguarda Aragorn, oltre al miscuglio di trame rubate da Paolini, almeno il libro è narrato bene e con un minimo di tecnica. Risposta: no. Ora leggiamo perché secondo questo ragazzo non è così. Non ha uno stile narrativo che si discosti particolarmente dagli aggettivi come vuoto, piatto, patetico, misero e superficiale. Anche qui ricordo che Paolini ha scritto Aragorn a 15 anni, 15-16 anni, quindi anche in questo caso non dovrebbe essere più tanto solo una sua colpa, ma anche da chi lo ha aiutato poi a correggere il libro e poi a pubblicarlo. Quindi non è solo una sua colpa, come potrebbe essere, sicuramente io non leggo Aragorn da tanti anni, però comunque ammetto che ci potrebbe stare questo commento, perché ammetto che Aragorn ha tantissimi difetti, nonostante io sia affezionata a questo libro da tanti anni, e perché mi ha spalancato la via al fantasy, praticamente. Come terzo e ultimo punto per quanto riguarda Aragorn e in generale, questo ragazzo dice di Aragorn: il tema del viaggio in questo romanzo è inutile. Ma perché? Non è vero. Cioè, Aragorn viaggia tantissimo e praticamente ha viaggiato ovunque, pur di adempiere al suo compito. Questo non sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo. Secondo me ha fatto crescere tanto Aragorn, non solo a livello fisico, ma anche mentale, psicologico, tutto quello che volete, cognitivo, metacognitivo, tutto quello che volete. E ha fatto viaggiare Aragorn, quindi ha fatto
fatto conoscere ad Aragorn tantissimi paesaggi, altre persone, altre creature, quindi sicuramente è tutto tranne che inutile il viaggio di Aragorn. Comunque questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi punti che ho detto negativi dei libri, se siete d'accordo o non d'accordo, cosa pensate voi, insomma se ne avete altri da dire e se avete da ribattere appunto su questi punti che ho detto. E niente, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!